Bentornati su New Retro, questa volta giochiamo a un gioco della Craptastic Game Compo, ovvero la competizione che ogni tanto fanno di giochi scarsi, fatti in poco tempo, fatti di fretta, eccetera. Però questa competizione di giochi scarsi, in realtà, a noi diverse volte ci ha regalato delle soddisfazioni. Come ad esempio, ricordate quando c'era lo speciale Craptastic Game Compo Movie Special, speciale film, ci sono stati alcuni giochi tratti dai film, tratti liberamente, senza licenza, ok? In maniera un po' così, dai film, che però erano divertenti, tipo ad esempio quello di 1997, Fuga da New York, Escape from New York. Quello era fighissimo il gioco, era divertente, era veloce, era frenetico. Era sì, con grafica super blocchettosa, però era figo. È stato anche oggetto di una sfida quel gioco là. Poi c'era il gioco dei Titanic, che era una merda, però almeno faceva ridere. E adesso andiamo a vedere altri giochi della Craptastic Game Compo. Andiamo a vedere questo della Compo del 2022 in questo caso. Eccolo qua, c'è il logo fatto in Petsky, del Res 64. Ok. Ecco, questa qui è la presentazione della compo, della competizione, e ci c'è il menu. Andiamo a giocare al primo gioco che ci viene detto, ovvero Marble Boy, il ragazzo biglia. Ragazzo biglia, andiamo a vedere. Marble Boy, andiamo a vedere. Ok, c'è il cervello col joystick in mano di Roman Werner del 2022, sta caricando il gioco, vediamo un po', carina anche la scheda, tutto fatto in Petsky, schermata di caricamento, cose simpaticissime, andiamo a vedere, ok, Seeding with Zero, ok, siamo Marble Boy, ragazzo biglia, ricorda un po' Marble Madness, no? Andiamo a vedere com'è sto gioco, ci sono anche i punteggioni, forse è un gioco adatto alla sfida, andiamo a vedere, ecco, siamo la sta biglia, che ruota in modo strano. Penso che dobbiamo prendere le bandierine senza schiattare. Queste bandierine mi ricordano molto Buggy Buggy Boy. Ovviamente c'è il warp alla Pac-Man, c'è l'effetto Pac-Man in questo gioco. E le bandierine sono quelle di Buggy Boy, ragazzi, sono uguali. C'è anche il. Sono quelle di Buggy Boy, ragazzi. C'è anche lo standard da 100 punti. Però non c'è qua la combo colore che si poteva fare lì, eh. Là si poteva fare la combo. Ci abbiamo 20 secondi. Ok, devo far giro qua, attenzione, non cade nel buco. Ma il punteggio è strano perché c'è. No, sono morto. Tempo, time, ho dato del tempo in più. Anche i suoni che fanno le bandierine e gli standardi quando li prendiamo somigliano a quelli del Buggy Boy. Ho alzato il volume e fa sentire meglio. Le musichette, jingle. 17, ma perché nel punteggio c'è una percentuale? Ah, perché quello sarebbe un 6, solo che viene fatto. Vabbè, 8, quello sarebbe l'8, a parentesi chiusa, vabbè. Sì, ma perché hanno fatto sta cosa che la terza cifra è in codice, regà, non c'è 6. Out of time, poco prima di prendere il 500. La virgola sarebbe, non lo so. Virgola sarebbe, che cacchio ne so. Ho fatto virgola 16 punti. Ma perché il punteggio è così sputtanato? Perché quello sarebbe tipo 9, la virgola o l'1, non lo so. Ma regà, ma perché? E non ho fatto abbastanza punti per entrare nella classifica. Facciamo una seconda partita. Primo tentativo ho fatto virgola 16 punti. Ok. Ecco, ma adesso invece il punteggio me lo dà giusto, vedete? È scritto anche percorso 1, quindi probabilmente ci sono anche altri livelli. Allora, il fondale fa tutto in Petsky, però è fatto bene, molto figo. Sembra un gioco regolare, non fatto in Petsky, eh. No, sono caduto. 1152. Ah, perdi tempo quando cadi, però non muori. No, 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 no. Veloce, prendi, prendi. Ok, abbiamo preso. Time to time per tempo. Sto gioco è fighissimo per una sfida, eh. Bellissimo. Altro che Crap Game Comp, è proprio figo sto gioco. Crap Game Comp, un paio di palle. Andiamo, andiamo. Dammi 200.
5 secondi alla fine. 500 punti. Time. Ah. Secondo tentativo 3677 punti. Questo è un ottimo punteggio, ragazzi. Questo gioco per la sfida è perfetto. Perfetto. Nome Zombs stavolta. Facciamo un terzo e ultimo tentativo. Vediamo se riesco a farmi meglio. Dai, concentrato. Sto gioco è tutta abilità, è anche un po' di fortuna. Non c'è spazio, quindi sto gioco è inutile allenare. A me piacciono quelle sfide, giochi in cui è inutile allenarsi, così vi rompo il giochino che vi allenate 200 ore e poi siete forti. Grazie che siete forti, se vi allenate 200 ore. Non tutti hanno tutto il tempo da allenarsi. Bisogna fare un gioco che premia, che è meritocratico, che premia l'abilità e la prontezza e mentale di riflessi. Non il gioco che premia chi si allena di più. Ecco. Vai giù. Vai su. Ho preso anche un bonus tempo prima. Veloce. No. 100 punti. Presi 50. Il gioco va anche molto a culo, perché dipende anche da dove appare là. 500. Dai che facciamo il tempone, 6 secondi. Veloce, tempone dell'uomo gatto. Dai. Dai, va giù. Torna su. No, solo per cadere. 50. Prendi, 17 secondi. 200 punti. Ma detto culo che mentre sto andando a prendere 200 è spuntato un 50 e mi è spuntato proprio davanti. Attenzione. No, sto perdendo troppo tempo. 2 secondi alla fine. No, i 500 non l'ho presi. 4863 punti è il mio punteggio per la sfida, ragazzi. Allora, se volete partecipare alla sfida, sì, c'è la sfida quella con la classifica e tutto quanto. E abbiamo deciso un momento preciso per pubblicare questo video tutti quanti insieme, e quello è valido per la classifica ufficiale del campionato di ATP. Poi, se volete a parte, potete sfidare questo mio punteggio, se volete, se mettete qui sotto nei commenti il link al vostro video dove fate un massimo di 3 tentativi senza allenarvi come ho fatto io. E questa è la sfida a parte, non è la sfida quella con la classifica del campionato, è la sfida individuale, diciamo, ok? Ed è sempre valida, per sempre, per tutti i secoli dei secoli, finché questo pianetino non esploderà, questo pianetino, la Terra, non andrà a quel paese. Per questa volta è tutto, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio di New Retro, ma anche delle sfide, ma anche di... no, GDC no, perché sto gioco, nonostante sia nella Crap Game Compo, è un gioco fighissimo. E la Crap Game Compo, la competizione dei giochi di cacca, in realtà più volte ci ha dato delle perle, come questa è una piccola perla, ragazzi, Marble Boy, gioco fighissimo, mettiamo il nome, Zombots, che ricorda anche Zardoz, quel famoso film fantascienza con Sean Connery. 4863 il mio punteggio per la sfida. Per questa volta è tutto, ciao ragazzi, alla prossima, ciao. A Course 1 ci sono altre piste sicuramente, ma non so come attivarle, quindi la sfida si svolge nella pista 1. Per questa volta è tutto, ciao ragazzi, alla prossima, ciao.